3, 2, c'era la macchia c'aia. Un problema tuo parcheggio. Minchia. Amici, buonasera e benvenuti. Siamo qui al parcheggio di fronte alla scuola Marco Ulpio Traiano, quel famoso parcheggio che non apre mai. Andiamo, seguitemi, vediamo se qualcuno ne sa di più. Vieni, vieni. Ma guarda quanta bella gente! Ehi là, buonasera! Sì, come va? Buonasera. Buonasera! Da quanto tempo lei è qui? Io ero alto 1,20 m. Era alto 1,20 m? Cioè questo ci ha messo proprio le radici qua! Ma è una cosa incredibile! Ma vieni, 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 sei qui! Oh, guarda, guarda che bella pancia che c'è qua! Buonasera, signora! Buonasera! Lei da quanto tempo è qui? Che calcoli che l'ho fatto qui 9 mesi fa, aspettando che aprissero? Cioè questo ha fatto il bambino qua 9 mesi fa aspettando che aprisse. Sì. Pazzesco. Vieni, vieni, segui, vediamo se c'è. Oh, guarda qua. Due simpatici bambini, la faccia dell'allegria. Buonasera, eh. Che stai facendo qua? Sto aspettando papà. Papà, e dove sta papà? Sta parcheggiando. Parcheggiando, e quanto ci mette? Saranno 2 o 3 anni che sta in giro. 2 o 3 anni che sta in giro per trovare parcheggio. E questo chi è? È mio fratello, è nato qui. Cioè questo è nato qua? Cioè, ma ti rendi conto? Ma è pazzesco! Guarda questi due! Questi stanno abbarbicati! Questi stanno qui! Lei sta qua perché non si può far fregare il posto, è vero? Lascia stare, guarda. Lascia stare! Amministratori! So 2 anni che sto parcheggio è chiuso! Ma ci volete spiegare perché? Guarda, proprio ieri abbiamo fatto una riunione insieme ai comitati, da Dragoncello fino a Trepizzi Bagnolo, anche insieme ai comitati dei genitori, sia delle scuole, la scuola Traiano che quella di Dragoncello. Abbiamo intenzione di fare una manifestazione pacifica per l'apertura del parcheggio, perché non riusciamo a capire il motivo perché questo parcheggio non venga aperto. C'è la soluzione, si può trovare la soluzione. Tu credi che con una grande manifestazione il nostro municipio sarà stimolato a trovare questa soluzione? Guarda, è ormai l'ultima spiaggia è coinvolgere direttamente i cittadini. Io personalmente sono stato al dipartimento, all'assessorato, all'UOT del 13° municipio. Tutti mi hanno dimostrato interesse nell'aprire questo parcheggio, però poi nei fatti non riusciamo ad aprirlo. È un mistero, questo è veramente un mistero. Minchia! È stato poi il socio! Un problema, un problema! Minchia! Ma l'hanno fatto poi il presidente del consorzio di auto recupero del Sciagona! Certo che sì! Ehi, e che fu? Che fu? Un certo Federico Luciani! Ma chi? È il presidente del comitato di quartiere di Sciagona, è fratello Giorgio Luciani! Certo che sì! Minchia! Anche se Giorgio Luciani è il presidente uscente del CDQ, ma attuale presidente del coordinamento del CDQ del 13° municipio! Minchia, tutti sti CDQ! Ma chi sarà il prossimo presidente del CDQ? Non si sa ancora, ma con una buona probabilità sarà un certo Piero Labbadia. Ma non è cugino dell'ex presidente del consorzio Massimo Labbadia? Certo che sì! Minchia! Thank you.
Buongiorno. Allora, caro Massimo, intanto grazie di essere qui, grazie di essere ai nostri microfoni. Allora, tu hai sentito che effettivamente il cittadino medio di Dragona non conosce esattamente questo consorzio di autorecupero. Vogliamo spiegargli esattamente cos'è, qual è la sua funzione? Allora, in brevi parole, il consorzio di autorecupero è un'associazione di consorziati che raccolgono gli oneri concessori che dovrebbero essere versati al comune per la costruzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, e il consorzio si sostituisce al comune nel raccogliere questi fondi, che verranno poi reinvestiti sul territorio. Per cui chi costruisce una villetta, una bifamiliare, o chi ha un condono edilizio del 2003 o anche precedente deve versare gli oneri concessori, può versarli al consorzio con il duplice vantaggio: il primo è avere la possibilità di vedere questi soldi reinvestiti sul nostro territorio anziché magari investiti su altre zone di Roma, e il secondo è per chi costruisce ex novo di pagare in maniera dilazionata gli oneri concessori, che potrebbe far comodo, visto che parliamo su mille metri di cifre intorno ai 35-40 mila euro di oneri concessori. Quindi cifre anche abbastanza consistenti. Certo. A proposito, tu mi hai detto una cifra, adesso noi sappiamo che la cifra che avete raccolto si aggira attorno ai 2 milioni e 200 mila euro. 2 milioni e 400. 2 milioni e 400. Diciamo anche per gli interessi, poi no? No, gli interessi non fanno parte, diciamo, dei capitali che dovranno essere poi reinvestiti sul territorio con approvazione da parte dell'assessorato del Comune di Roma, ma verranno gestiti autonomamente dal consorzio a suo piacimento. Ovviamente ad oggi dovremmo essere intorno agli 80-100 mila euro di interessi. Con quei soldi noi copriamo le spese fiduciarie della banca, che ovviamente dobbiamo garantire al Comune di Roma che questi soldi li investiamo su opere pubbliche, per cui una parte verrà destinata per le spese e una parte verrà poi reinvestita a decisione del consorzio sul territorio. Ma mia faccia Codonati e via Carlo Casini sono state riasfaltate! E i lampioni a pannelli solari sono stati messi nel parco! E il parco del pavucco punto di qualità è stato riaperto! Ma che minchia fanno questi politici? Niente, Sasso! Ma che minchia di paese è questo? Da un calcolo matematico fatto grazie a strumenti di altissima precisione messi a disposizione dai potenti mezzi di Occhio ai Cittadini, ci siamo accorti, dopo laboriose e difficili verifiche, che su Via di Dragone esiste un errore sul calcolo della linea di mezzeria, che non tiene conto del parcheggio sul lato sinistro della strada stessa, causando, oibò, l'invasione della corsia di marcia del senso opposto, come potete verificare voi stesse da queste immagini. Amici, siamo a Via Francesco Donati. Questo è il rifacimento del manto stradale. Guardate, questo è tutta la strada, è fatta così, tutta. E se mi seguite, venite a vedere dove aspettano l'autobus. Guardate, stanno arrivando le macchine. La gente qui aspetta l'autobus in mezzo alla strada. Guarda, vieni, guarda. Qui siamo costretti ad aspettare l'autobus, qui è pericolosissimo. Io non voglio che scappi il morto. Qui qualcuno deve intervenire. Cassonetti sulle strisce pedonali che non ci stanno. Amministratori, ma che per caso pensate che qui a Dragona noi siamo polli? Amministratore? No, stavo a vedere se c'era qualche politico. Gianca, se scherza, dai, ma sta scherzando, è satira questa, è satira. Madonna! Ma che sta a fare? Oh! X! Stringi X! Vai, detto buca! Porca miseria, che gioco! Ma è fantastico questo gioco!
vai, vai, gira, 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 destra, 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 si ti sacca, si ti sacca, ma dove vai, via qua, fermo, fermo, guarda, altra bugna, l'aria precede, mannaggia, tenta, 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 attento, attento, hai preso troppe buche, mamma mia, gambe over, e Bordì che se gioca, non si riesce a vincere a sto gioco, dai, su, pieno di buche, non si può, non si può, è una cosa pazzesca, io vorrei sapere se c'è qualcuno, che ne so, qualcuno che conosce proprio anche storicamente i problemi di questo quartiere, che... allora, grazie di essere qui, assessore, intanto io, l'abbiamo subito cooptato, l'abbiamo bloccato, noi le abbiamo detto, abbiamo presentato come memoria storica di questo quartiere. Allora, intanto per i nostri telespettatori, per i telespettatori di Occhio ai Cittadini, si presenti, racconti un po' storicamente la sua figura politica. La mia figura politica? Storicamente sono oltre 50 anni che vivo su questo territorio, 55 anni, io qui sono oltre 20 anni che mi occupo di politica, forse 30 anni, cerco sempre di fare le cose che si possono fare, non quelle che non si possono fare, per mantenere queste cose. La gente ancora oggi mi vota, significa allora che qualche cosa è positivo. Adesso che devo dire, sono qui a disposizione di tutti. Lei fa parte comunque della giunta di maggioranza, quindi ovviamente... Uno di noi ha proprio i compiti. Certo. Per quanto riguarda, per quanto riguarda le strade, per cosa riguarda lui, riguarda i soldi spesi, riguarda quel tipo di assessorato, non posso rispondere. Siamo qui ecco di nuovo dopo qualche mese, io ho preso un impegno mesi fa, lo voglio mantenere, ho preso impegno con questa parte della città del municipio di cui faccio parte. Ho detto che avremmo fatto l'asfaltatura delle strade, sono quasi arrivate queste asfaltature e vorremmo essere, proprio non dico a giorni, ma quasi mi confermavo che sommetto il presidente. Volevamo fare anche per esempio degli orti per bambini. Molto interessante. Dobbiamo trovare insieme con la scuola, con i genitori dei bambini e con anche le istituzioni locali che si sono comitati, perché sono, vedo che sono tantissimi comitati, fare con loro quello che sono, diciamo così, insieme costruire il futuro di questi ragazzi. In questo modo si va a migliorare insieme, tutti quanti insieme, non dico da solo. Si parlava della rotatoria di Ostia Antica, sono cominciati i lavori, poi magari i problemi di archeologia e quant'altro sono stati bloccati, ma certo non è colpa di questo municipio. Si parlava della via di Dragona, delle strade di Dragona, io questo. Se Via Dragona esiste oggi grazie al sottoscritto, se non anche quello esisteva su questo territorio. Dopodiché ho promesso per quest'anno, nel 2010, di ne farne due, ne abbiamo fatta una, adesso mi auguro che primavera maggio voglio fare un'altra. Un altro baio? Un'altra, una o due, di poter fare quelle due. Però finiamo con queste tre promesse, perché anche è bello finire positivamente. Le promesse sono il parco entro maggio. Noi ci possiamo rincontrare fra due mesi, maggio e giugno, dove vediamo che qui le illuminazioni... Illuminazione, irrigazione. Parte. Irrigazione no, ancora no. Ancora no. Però sei mesi saranno pronti a creare. Sei mesi, perfetto. Le altre invece facciamo. Per adesso vi ho preso solo l'illuminazione. E per quanto riguarda il parco lì sull'inizio di Via Donati con Via dei Romagnoli, saremo un bel pezzo avanti e mi auguro, penso che i bambini nel mese di estivo possano usare questo. Perfetto, parco. E vediamo di risolvere anche il problema dell'erba della scuola. Lei ha detto che è a disposizione. Scuola, noi diciamo... che ho preso personalmente io perché mi va personalmente. Ecco, io vorrei anche vedere, contattare i genitori, la scuola, i genitori, vediamo perfetto. Insieme cosa sarà il mio impegno. In tutti i modi di poter cercare di mettere in sicurezza il parco, farlo diventare una scuola. Le promesse fatte dall'assessore Innocenzi entro pochi mesi verranno tutte quante realizzate. Ci tenevo a dirlo e lo ripeto, verrà fatto. Grazie veramente di cuore. Le promesse fatte dall'assessore Innocenzi entro pochi mesi verranno tutte quante realizzate. Possiamo dare anche un numero dove poterla contattare direttamente? Io vedo il telefonino. Guardi, io non ho proprio difficoltà. Possono contattarci tramite le nostre telecamere, tramite la nostra redazione. Noi possono contattare. Per cui non c'è assolutamente problema. Al numero 06 50 93 0118, il mio assessorato. Sono. E tuo padre dove mi inchiasta? Papà, parlava troppo e incasciava troppo poco. Meglio che ci rindu, c'ha ragione. Senti che minchia prendo. Niente, braccio. Ma vabbè, decido io, va. Anche se non siamo a Pasqua, portaci una bella colomba. Motta. E che viva ce la vuoi portare? Chi minchia la scrive queste battute? Un regista, minchia. Lascia stare la colomba. Portaci due bei bicchieri di acqua minerale, ma mi raccomando,